sì. Oggi almeno per un'oretta vi dovete sorbire. Ci hanno messo lontani apposta, siamo noi. Purtroppo, Rita, ci perdoni, sì? Certo. Ok. Va bene, Antonio, innanzitutto digli perché siamo qua. Allora, buonasera a tutti. Noi siamo qui, grazie, siamo qui perché dopo un anno quasi dalla pubblicazione parliamo di questo libro di Rita, prego, DGTP. È uno dei primi incontri che noi chiamiamo Magic Preview, perché sarà uno degli incontri propedeutici poi alla nuova edizione di Ormeggi, che speriamo si terrà qui alla mezza nella prossima primavera. E giochiamo in casa per il primo incontro, forza, perché questo volume è un po' figlio di ciò che è la nostra associazione, di ciò che in parte è stata la nostra storia. Però, come in ogni presentazione che si rispetti, anche in ogni incontro che si rispetti, la mettiamo così, sì, questa... la televisione c'ha, televisione, grandi canali televisivi, no? La TV generalista c'ha abituati, quando c'è un ospite, a introdurre con una scheda. Sì, dovete sapere che noi abbiamo fatto una scaletta e Rita è convinta che la seguiamo tutta. E invece no, perché c'è scritto che non è una presentazione classica, quindi non lo è. Siccome diceva... Credo che questo incontro sarà in memoria di Rita, perché... scusami, sarà un incontro in onore, scusami, cioè, l'italiano mi... È registrato, ci portiamo avanti, okay. Per causa di cui... No, in genere sui canali seri in TV c'è una scheda che presenta l'autrice, quindi una breve biografia della sua vita, la scheda, e noi ci abbiamo provato. E c'è stato un problema, però, nel senso che è partita seria, nel senso una... Ed è continuata seria. No, a un certo punto è successa una cosa, e quindi è un po' un video un po' così, e quindi Rita non sa nulla di questa, e la parte bella è questa. E quindi noi adesso, questo video introduttivo, è già l'immagine iniziale, dovrebbe fare preoccupare Rita, la facciamo partire e poi diciamo chi l'ha fatto. Buona visione. Rita Giura nasce ad Arcore il 27 gennaio del 1982 con un meraviglioso parto naturale cesareo. All'anagrafe il suo vero nome è Carmeluzza, in onore di una sua vecchia parente che si chiamava Giada. La sua prima parola, all'età di 4 mesi, è latte. Poi non parla più fino all'età di 6 anni, quando finalmente pronuncia la sua prima frase intera: voglio il mio latte. All'età di 8 anni incendia la propria abitazione e l'anno seguente pubblica il suo primo libro dal titolo Ve l'avevo detto che volevo quel cazzo di latte. All'asilo viene espulsa 16 volte perché gioca con i capelli delle altre bambine attorcigliandoli nei termosifoni. I genitori decidono quindi di iscriverla direttamente alle scuole medie senza passare per quelle elementari, e la scelta sembra vincente perché la piccola Rita sembra innamorarsi subito di alcune materie come enigmistica e imbalsamazione. All'età di 14 anni si iscrive alla facoltà di scienze della carne presso l'università di Crotone, laureandosi con il massimo delle calorie. A questo punto inizia a viaggiare in giro per il mondo, visitando ad esempio la Torre di Pisa a Milano, il Colosseo a Brescia, la Torre Eiffel a Berlino e il Pantheon a Vibo Valentia, prima di capire che qualcosa non va. A questo punto, aiutata dal fratello Paolo e dalla figlia Giovanna, che però non era ancora nata, Rita mette la testa a posto e trova finalmente un lavoro serio come raccoglitrice di gomme da masticare. La sua vita degenera completamente quando, insieme ad alcuni amici, fonda l'associazione culturale Open Space. Attualmente vive insieme a loro nella comunità di recupero Dammi 100 lire in Villa Mezzia Terme, dove ha scritto il suo secondo libro dal titolo Prego Digiti il Pino.
Ora prima di iniziare, indovina chi l'ha fatto? Claudio. No. Allora, Claudio, da... no. Claudio presta la voce. Ma... le foto che il testo e la voce arrivano da qui, ma le foto si sa da quella parte. E anche il montaggio arriva da un tuo parente stretto. Non mi dite più a sì, quella foto che hai visto. Paolo, scusa, sì. Ci ha detto questa cosa. E quindi adesso possiamo, presentiamo la squadra, guardate, come se fosse un concerto. Al microfono abbiamo Antonio Esposito. Salve. Presidente dell'associazione Open Space. All'altro microfono Claudio Petronelli. No, io sono alle tastiere. Alla tastiera ci sono io. Poi abbiamo Marco Marchese, editore delle officine editoriali da Creto, che vediamo di accomodarsi. E poi basta, siamo questi. Ok, a posto, perfetto. Andiamo così e parliamo di altro. Okay. No, allora abbiamo Rita Giura che dopo un anno ci presenta il suo libro. Prima che Antonia faccia la domanda, noi volevamo fare una presentazione diversa, quindi volevamo non fare domande banali, solo domande particolari. Hai mangiato a pranzo? Ed è per questo che la prima domanda di Antonio non è banale, non l'hanno mai fatta in nessuna presentazione di Rita. È una domanda mai preoccupante. Come ti è venuta l'idea di scrivere questo libro? È la domanda che hanno fatto anche quando hanno scritto la Bibbia. Assolutamente così, insomma, non appartenendo a nessuna categoria in particolare, vado con tutti e due. Ok. Non appartenendo, dicevo, a nessuna categoria in particolare, in realtà come operatore di sportello l'idea mi è venuta perché quotidianamente io insieme agli altri miei colleghi viviamo delle storie, delle situazioni che sono sempre un po' esilaranti, per cui li annotavo mentalmente e dicevo, beh, sarebbe carino insomma metterle giù con lo scritto. Poi il tutto è avvenuto durante un periodo abbastanza buio, quindi avevo più tempo. E poi perché l'aspetto serio di questa cosa, che è quasi tragicomico, perché mi piaceva dare un aspetto umano all'operatore di sportello, e mi piaceva dare un aspetto umano anche ad un tipo di attività che necessariamente ha bisogno di professionalità e di etica. E quindi niente, così ho messo giù e poi insomma è venuto tutto il resto che vedremo dopo. A questo proposito, io mi ricordo quando Rita la prima volta eravamo qui, è venuta con dei fogli in mano che comincia a dire: volevo farvi leggere delle cose, non è un libro, come per dire, io non posso, non oserei mai, io un libro, io no. Però sono degli appunti, sì, se li volete leggere, vediamo, e poi da lì è partito tutto. Da lì li abbiamo letti. Allora, questo libro è diviso in più sezioni, c'è una prima parte in cui si parla di colori, sono i colori poi richiamati giallo-blu, sono dei colori, poi ci direi tu cosa sono. Poi c'è una parte che è dedicata un po' al racconto dei colleghi, così, di persone che gravitano all'interno dell'ufficio, e poi ancora altre varie sezioni. Perché è stata fatta questa scelta? Perché c'è questa divisione? Perché è stato fatto tutto ciò? Se volete comprare il libro, qui abbiamo due copie. Abbiamo dimenticato di dire una cosa, che quello che vedete qui sul tavolino sono due cocktail, e ora quando Rita ci spiegherà i colori capiremo perché, ma i cocktail sono fatti appositamente per questa serata, quindi se qualcuno di voi volesse assaggiarli, la nostra barista Laura sarà molto felice di darvi o il giallo o il blu. E adesso Rita ci spiega perché. Allora, innanzitutto ho sempre pensato, quindi sarà sicuramente così e non sono io a dirlo, che l'azienda ha strategicamente scelto questi tipi di colori, no? E ogni colore ha un suo significato, per cui ho pensato di trarre il significato dal colore blu, dal colore giallo dell'azienda, proprio per dare delle definizioni, quindi delle spiegazioni
o meglio per cercare di collocare le varie situazioni nell'ambito di questi colori. Era un modo, diciamo, un po' così per me semplice per legare il tutto e per riuscire un po' a collocare le situazioni, i colleghi, le storie, eccetera, eccetera, quindi a seconda dell'importanza, non dell'importanza, a seconda della tipicità, no? Infatti il libro si divide in diverse sezioni che sono più divertenti, meno divertenti, c'è un tentativo di riflessione, però è tutto un tentativo. Per cui questo, adottare questi colori, era fatto in funzione di questa scelta, diciamo. Sì, no, per legarci a questo, per entrare nel mondo della posta, perché come si lavora nell'ufficio postale, cioè chi c'è nell'ufficio postale, ci siamo andati tutti, no? Da una parte e dall'altra. C'è un film che è meglio di tutti gli altri, spiega questa cosa qui. Allora c'è un breve stralcio di questo film che fa capire situazioni che magari sono capitate anche a Rita, poi magari dopo ce lo dice. Il film probabilmente l'avete visto tutti. Più rapidi, non vede che si forma la coda. Che vogliamo fare? Stare fino a stasera? Su, su. È il diretto, sto parlando col signore, è un cliente, mica lo posso arrangiare. Dopo si tolga lo stuzzicamente dalla bocca. No, mi serve per non balbettare. Vabbè, la signora ci penso io. Proseguo con gli altri clienti. Grazie, Gustavo. Buongiorno, signor. Scapaccio. Scapaccio. Cosa possiamo fare per lei? Avrete un rischio un posto matto. Mi servesse un posto matto. Io vorrei chiedere un posto matto. Perché l'amico non muoia. Ha venuto qua, lui c'è entrato in un posto matto. Un amico del suo ha detto che si è fatto fare il posto matto. Con questo posto matto è diventato un cliente nostro. Ma venuto qua, quando è andato in casa, vado subito, non ha detto il suo manco. Oh, sempre questo suo amico si è fatto accreditare la pensione sul conto. Così può prelevare il contante comodamente. Non ha detto il suo senza buttare il sangue. Avete capito? Avete capito? Certo. Scusa, se tu avessi questo pacchetto in France a Berg, dove c'è il guichet? Può ripetere, scusa. Tu avessi questo pacchetto a Berg, dove c'è il guichet? A Città Bonita. O terzo sportivo, vai dai là. Ah, grazie. Funicola. Ok, vabbè, il film Benvenuti al Sud penso che è famosissimo. E con questa storia del postamatto abbiamo la prima lettura del signor Giancarlo, magari lo presenta meglio Rita. Allora, intanto Giancarlo questa sera è insignito del titolo di acquirente numero uno. È stato il mio primo acquirente, per cui nonché parente, anche se scherzosamente dico parenti serpenti, dico sempre io, però, e quindi poi vabbè, Giancarlo è sempre stato, diciamo, pronto anche a leggere spesso in diverse occasioni, quindi lui è rinomato anche per questo. Quindi prego. Diciamo la verità, l'occasione di cogliere frasi e parole dette dal cliente per trasformarle in doppi sensi è una pratica utilizzata da tutti gli operatori di sportello, come se rappresentasse una ventata di disinibizione goliardica. Ma l'aspetto migliore di tutto questo è che il protagonista della frase, della parola, non si accorge quasi mai di questo utilizzo da parte dell'operatore e continua a dare spunti ignaro, mentre il passaparola di ammiccamenti e risatine produce un effetto tipo vasi comunicanti. L'invito all'utilizzo del postamat diventa una gag alla Rocco Siffredi. E lo metta? Lo tolga? No, no, non lo tolga adesso, lo tolga quando glielo dico io! L'apoteosi poi si raggiunge quando la cliente, un po' stizzita, si rivolge al collega esclamando: e senta, allora lo metta lei, perché io non ci riesco. È tutto vero. Sì. Vai, Antonio. Fermate, colleghe. Sì.
Allora, come ha detto Rita, come ho detto prima io, quindi ci sono diverse sezioni e si va un po' dal, tra il serio e il faceto, si racconta un po' questa vita dietro uno sportello. Ci sono tanti episodi qui raccontati, qual è il più commovente? Sia tra quelli raccontati che tra quelli non raccontati. C'è un episodio... No, aspetta, no, non devi saltare la scaletta, solo tra quelli raccontati, per quello è solo. Ah, c'è una, c'è una. Sì, vai, tranquillo, ti picchio dopo, vai. Okay. No, in realtà forse quello più commovente per me è quello del... cioè la figura dell'extracomunitario. Questa figura di extracomunitario, di un ragazzo di colore, che praticamente in prossimità della chiusura dello sportello è entrato, l'abbiamo fatto entrare, aveva con sé una valigia, aveva anche un aspetto molto, come dire, molto stanco, e quando ha detto, e questo diciamo apre un altro tipo di capitolo che non è assolutamente la sede adatta per spiegarci al riguardo, no? Quando si parla di etica, di professione, di come ci si mette a lavorare come operatore di sportello, perché c'è sempre questo aspetto molto umano che ci, per quanto alcuni non, pensano che non sia così, e di questo ragazzo che era venuto da Bari, perché a Bari gli hanno detto che non potevano sostituirgli una carta e lui non aveva da mangiare. Quindi nel momento in cui abbiamo effettuato questo tipo di operazione che era semplice, e ripeto qua apre un altro scenario ma non è il caso che io mi prolunghi, quando con una semplice operazione noi abbiamo chiuso questa carta e gli abbiamo dati i soldi e questo ragazzo mi ha chiamato grazie mamma, io penso che per me sia stato il momento più commovente in assoluto, perché io veramente sapevo che quel ragazzo era partito alle 4 del mattino da Bari, mi ricordo, ed era venuto in ufficio perché lì gli hanno detto che non potevano dargli i soldi. Questo per me è uno degli aspetti più commoventi che insieme a tanti altri che sono quotidiani mi ha particolarmente colpito. È forte? Sì. E invece quello è più divertente, perché poi ovviamente è ancora quello più spinto, quello più a luci rosse. Vabbè, voglio dire, quello più spinto in assoluto, e i miei colleghi sanno di che cosa riferisco, e le figure di tanti personaggi, ne abbiamo uno in particolare che insomma lo descrivo in maniera molto sommaria, che costantemente viene in ufficio ed ha sempre la stessa tenuta, da meccanico, occhiali spessi, un po' calvo, l'aspetto è decisamente inquietante. Viene spesso a fare delle operazioni di prelievo. Prima con sé portava una signora che dopo tempo non l'ha più portata e noi abbiamo pensato che l'aveva fatta a pezzi e stava nel freezer, perché non riuscivamo a capire sta donna che fine avesse fatto, sinceramente, perché non risultava morto, non veniva più con lui, questo veniva sempre con questo atteggiamento che voleva questi benedetti soldi. Vabbè. Naturalmente quando è una cosa tecnica, e quando abbiamo dei soldi ci sono delle situazioni in cui esce il cosiddetto antiriciclaggio, per cui noi al cliente che abbiamo davanti dobbiamo fare le domande. Potete immaginare la mia preoccupazione, il sudore freddo che mi scendeva sulla fronte quando pensavo, e mo a questo quando gli faccio le domande che sto qua come minimo mi mina, o come minimo mi manda a quel paese. Ti manda dove la moglie, siamo dove quella moglie appunto. Tendo conto pure che io amo molto, sono una criminologa mancata, quindi avevo fatto tutti i pensieri possibili e immaginabili. Alla domanda, scusi, lei che cosa deve fare di questi soldi? Mi guarda, da sotto queste lenti spesse, scusate, ci puoi già dare puttane, vabbè. Io l'ho guardato, ho detto, mo che ci rispondo? Ho guardato sul no, questa opzione non c'è. Ragazzi, dopodiché non so come siamo riusciti comunque a uscire fuori da questa situazione. Diciamo che questa è la situazione per me più comica e anche più spinta dello stesso tempo. Per cui diciamo che questa racchiude un po' tutte.
Ok, quindi racchiude sia quella divertente che quella spinta, anche un po' quella commovente, da un certo punto di vista. Sì, perché effettivamente noi durante la scorsa edizione di Ormeggi abbiamo avuto una mostra con 10 di quei pannelli che raccontavano un po' ciò che fu ed è ancora tutt'oggi la produzione di Bukowski, letteraria di Bukowski. Bukowski era un dipendente postale, fu un dipendente postale per tanti anni, scrisse anche uno dei suoi più grandi romanzi che era Post Office ed è Post Office. A questa mostra si abbinavano una serie di letture che erano state realizzate da Domenico D'Agostino, in cui si leggeva di fatto la poesia, ed vorremmo farvi vedere proprio e ascoltare questa la poesia legata proprio a questa vignetta, e più tardi conosceremo anche chi ha realizzato queste vignette e chi ha realizzato le vignette che si trovano all'interno del libro. Questa è la motivazione ufficiale, quella reale è che volevamo un po' alzare il livello della presentazione. Grazie. E quindi ci mettiamo Bukowski per alzarlo. Non vi preoccupate perché dura poco più di un minuto. Domenico D'Agostino ovviamente recita le poesie, quindi non vi preoccupate se sentite un tono un pochino inquietante, ma il modo di recitare di Domenico, la poesia è questa, quindi è la vignetta abbinata alla poesia, è accanto. La posta aumenta, lettere su lettere per dirmi che grande scrittore che sono, e poesie, romanzi, novelle, racconti, ritratti. Qualcuno chiede solo un autografo, un disegno, una parola, altri propongono una corrispondenza permanente. Io leggo tutto, butto tutto, faccio i miei affari. So bene che nessuno è un grande scrittore, può esserlo stato, ma scrivere è un'impresa che ricomincia da capo ogni volta. Tutti gli elogi, i sigari, le bottiglie di vino inviate in tuo onore non garantiscono come sarà la riga successiva, soltanto quella conta. Il passato è inutile, siede sulle ginocchia degli dèi mentre i secoli svaniscono nel loro marcio cedere e sfarzo. Ok, era lui, e durante la Ormeggi Festival avevamo 10 di queste vignette, quindi Domenico aveva letto tutte le poesie che si potevano trovare. Adesso... E dunque? Ma tu vai in quelle condizioni a lavorare? Prima di tutto? Cioè, Domenico ha imitato fondamentalmente l'ubriacone. Visto che sono anche i cocktail... No, è vero anche che ci fu qualcuno che disse un giorno che io me ne vado bar a bar, però prima di arrivare al punto di Bukowski, no, ancora no. Ma ci siamo quasi. Ok, sì. va bene. C'è una domanda che... Io avevo anticipato una domanda. No, adesso c'è quella che dovevi... Allora, io prima ti avevo chiesto qual è l'episodio, invece, che non hai raccontato, però più... No, vabbè, ve ne racconto uno divertente, perché lo dicevo oggi alla mia collega, ho detto questa non te la racconto, perché c'avevo accanto Lucia, e ho detto perché è successa ieri, ho detto questa me la riservo. Allora, voi sapete che c'è, essendoci il Covid, bisogna entrare una alla volta, per cui da noi, una volta che siamo liberi, facciamo avvicinare i clienti, facciamo prendere questo numero. Quindi si avvicina una signora che già dall'entrata era abbastanza spaurita, un po' così, un po' distratta, non sapeva. E quindi ho pensato bene di non dirle di andare al totem, perché se gli dicevo di andare al totem, questa signora non so che cosa si sarebbe... Per i non esperti cos'è? Dove il totem è praticamente un'impalcatura dove bisogna premere su una specie di motion, lì su una faccina, e quindi prendere il numero. Quindi
mi sono ben guardata, non dico signora vada a prendere in ora il totem, quindi allora questa signora ha sparito, signora deve andare di là. Sì, dove devo andare? Deve andare di là, signora. Allora, signora, per prendere il numero, sulla faccina, e mi giro, mi metto a parlare con la mia collega. Quando mi rigiro, la signora era con la faccia sul corpo. Signora, che sta facendo? Immaginata la faccia. No, signora, la faccina dovete premere sulla faccina. La signora era con la faccia così, che pensava che... Però ecco, nello stesso tempo, pur vedendola spaurita, insomma, una signora, ho pensato che fosse anche tecnologicamente avanzata, perché pensava che noi dessimo i numeri con l'impronta facciale. Se così fosse, sarebbe una cosa esilarante per noi, perché ci potremmo scegliere anche i clienti e non fare come fanno, le facciamo tutti, quando entra uno. Questo lo dici tu, questo lo gestisci tu. Ma ci sta svelando Rita delle cose quando, attenzione, quando è tutto. Allora, così come l'utente vorrebbe scegliere l'operatore di sportello, noi vorremmo scegliere l'utente. Se così fosse, avere la possibilità di vedere prima l'immagine del clienta, noi ce lo sceglieremmo, no? E questa è, diciamo, la cosa simpatica che è successa proprio ieri. Adesso abbiamo un altro video? No, hai una giusto? Sì, sto giro, me l'ho visto. È sbagliato tu adesso. È brevissimo questo video, dura 10 secondi, quindi lo mandiamo due volte. Anche qui è meno famoso forse di Benvenuti al Sud, hanno avuto il loro momento di gloria, poi sono spariti, però avevano uno sketch proprio ambientato lì, nella loro, nella posta. Bravo. Prego, dica. Ecco, è lui, bravo. Dura pochissimo, quindi lo facciamo due volte così. È proprio Rita. Ti dovrei mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno. Che è questa? Un attimo, sono subito della. Dica. Ti dovrei mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno. Che è questa? Un attimo, sono subito della. Ecco, questa è Rita in genere quando è alla pop, giusto? Mi dicono, dillo. Quando c'è qualcuno che non ti piace. Come espressione o come identificazione del personaggio? 50-50. Mi preoccuperei. No, io dicevo proprio fisicamente. Ah, grazie. Dammi. Vedo che ci sono tanti tuoi colleghi qui. Quindi questa domanda Antonio ci tiene. No, non ci tengo. No, l'ha studiata lui questa qua, mo me la ci tiene. Vai. Allora, no, ci sono tanti dipendenti postali, poi abbiamo visto in realtà che quella è una parodia che nasce un po' da un pregiudizio, mettiamola così, perché molto spesso anche nei vari commenti che circolano in rete si vede un po' che c'è una sorta di accanimento contro gli operatori di sportello, si parla sempre del caro vecchio solitario per far fare la fila, quanto c'è di vero? Cioè, ti fai il solitario, lo puoi fare o mangi 4 ore su 5. Allora, tu hai parlato di pregiudizio. Il pregiudizio è un preconcetto. Vicino al microfono. Da noi invece è proprio un giudizio, nel senso che proprio ormai siamo tacciati del giudizio, no? Perché c'è l'identificazione comunque dell'operatore che insomma è collocato in una struttura per cui deve fare un certo tipo di lavoro, quindi non c'è un tipo di preoccupazione, non di preoccupazione, di osservazione, no? Perché in effetti chi viene ci osserva, anche noi osserviamo però chi viene, no? Però c'è proprio il giudizio e di pensare che vabbè, lui già sta là, deve passare le ore, eccetera. Quindi da parte nostra la preoccupazione qual è? È anche quella di comunicare tra colleghi, no? Perché la comunicazione tra colleghi molto spesso ci identifica come per di tempo, la preoccupazione anche di dover andare al bagno, tant'è vero che io scherzando dico sempre che devono inventare i vasi comunicanti, così noi al bagno non ci andiamo proprio direttamente oppure il fatto di prendere anche il caffè è un'altra cosa che noi quando la prendiamo quasi ci vergogniamo perché c'è qualcuno che dice guarda questi che prendono il caffè, quindi è il giudizio già, il fatto di dover dare già un giudizio ben predefinito. E questo conta,
Però ecco, il tentativo da parte nostra qual è? Proprio nel momento in cui l'utente viene e dare l'idea di persone che comunque manifestino una disponibilità, non siano lì come automi a dover lavorare. Però purtroppo ancora non si tratta di preconcetto, di pregiudizio, ma di giudizio, ed è una cosa che mi auguro cercheremo o cercherà l'azienda di sfatare in tutto e per tutto, ma comunque insomma le impostazioni ci sono. Il solitario proprio. Il solitario quindi non lo fa vita, dai, a posto, abbiamo... Allora adesso una brutta domanda, brutta, infatti, facciamo una cosa. Marco lo facciamo andare via? Sì, lo lasciamo qui, facciamo accomodare un attimo fuori, poi tu andate. Aspetta un attimo fuori che dobbiamo fare una domanda. No, lo diciamo a bassa voce, così non ci sa. Ma tu pubblicheresti di nuovo con Marco? Ecco, stiamo chiedendo all'autrice davanti all'editore se pubblicherebbe di nuovo con una domanda. Allora, cioè se non c'era Marco io il libro non lo potevo pubblicare, insomma, sia ben chiaro, questo è il senso. Quindi certo che li pubblicherei con Marco, anche perché Marco, gli ho propinato questa cosa tutta molto timorosa, perché sapevo che Marco era un bravissimo editore, poi insomma sono miei amici, gli ho propinato questa cosa come per dire vabbè leggi tra l'altro, non è che... ma certo che lo farei, anzi sappi che sto preparando qualcos'altro. Ecco, oggi le brutte notizie come e quindi cavolo. Lui non ha avuto assolutamente remore da questo punto di vista, se c'erano delle cose che non andavano lui me le ha dette, se c'erano altre che andavano mi ha molto, cioè è stata una bella dose di autostima Marco, a prescindere da quello che è il suo lavoro, anche perché un editore se c'è un qualcosa che non tira, non rischierebbe mai da questo punto di vista, quindi questo mi ha ancora di più rafforzato, e quindi tutto sommato sì, forse sì, lo pubblicherei ancora con l'editore Marco Marchese. Allora leggeremo la domanda, se vuoi ti allontani tu adesso vogliamo vita. Caro Marco, tu li pubblicheresti qualcosa di vita, o meglio, li pubblicheresti questo libro? Allora, devo andare a leggermi il contratto se c'è il diritto d'opzione oppure no? Questo è il punto. Assolutamente sì. Quindi quando tu hai pronto il tuo nuovo manoscritto, sì, mandalo, perché lo prendiamo subito in visione. Io sono molto contento di questo libro e di questa pubblicazione. Quindi la risposta è sì, lo pubblicherei, perché dopo aver letto questo libro, chiunque legga questo libro il giorno dopo può attraversare la soglia di qualsiasi ufficio postale e lo guarderà con occhi completamente diversi. Ma è bello, te la conti davvero. Ma tu la conoscevi già, insomma, oppure l'hai conosciuta attraverso ciò che ha scritto? Allora, io l'ho conosciuta attraverso Riccardo e poi mi è arrivato il suo, se non ricordo male, mi disse proprio il mio quaderno di appunti, quindi ho presentato un quaderno di appunti. E poi l'ho letto e come spesso capita sono rimasto, così dice, folgorato, ho detto no, io questo libro pure lo devo pubblicare, ma semplicemente perché è un libro divertente, per cui vale la pena leggerlo, proprio perché ti rinfranca un po' il cuore, però allo stesso tempo ci sono tantissimi passaggi che ti fanno riflettere, allora non c'è niente di meglio, no? Poi abbiamo pensato di mettere dentro anche le vignette e tutto il resto, ma ci siamo divertiti tantissimo, anche quando c'è stato il periodo della correzione della bozza, tutti i passaggi che bisogna fare, diciamo, in una casa editrice, fino a quando, dal manoscritto fino al prodotto finito, quindi al libro proprio materiale. Ci siamo divertiti tantissimo anche con Laura che ha fatto le vignette, anzi soprattutto voi due, perché poi tu a Laura gli hai dovuto trasmettere le ambientazioni e lei le ha dovute poi raffigurare, quindi questa è stata una cosa molto divertente. Ed è anche stato molto divertente il post, perché naturalmente tu pubblichi un libro e poi i libri vanno diffusi, vanno distribuiti, vanno venduti nel senso tecnico, no? Noi utilizziamo molto Facebook
E ci siamo corrita, ci siamo proprio ammazzate di risate, voglio dire, proprio su un episodio banale, però veramente divertentissimo, perché noi naturalmente su internet, un po' come si farebbe per strada, no? Che si avvicinano le persone, oggi si avvicinano di meno le persone per strada, si avvicinano attraverso Facebook, tu gli chiedi il contatto, quello te lo accetta, poi comincia a chattare, no? con Messenger, e noi utilizziamo questo strumento per far conoscere i libri e poi per fare anche la proposta di acquisto del libro, e tanti naturalmente, per fortuna, ci dicono di sì una volta che tu gli spieghi questo libro qua. Comunque il colloquio con queste persone più o meno è standard, non formale, assolutamente informale, no? Ciao, sono Marco, faccio parte dell'Ufficio Editoriale d'Acleto, abbiamo pubblicato questo libro, Rita Giura, che è l'autrice, bravissima, ha messo a disposizione tutta la sua esperienza, il libro è divertente, bla 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 bla. Poi naturalmente c'è quella fase di contrattazione, sì, ma quanto costa, ma come me lo spedisci, la spedizione è tracciata, non è tracciata, e qui andiamo nei meandri, proprio, voglio dire, del merito anche del libro, perché dopo vi devo raccontare poi un'altra cosa su questo. E a un certo punto c'è questa conversazione, ma c'era un qualche cosa che non mi convinceva nelle risposte, tanto è vero che a un certo punto ci mettiamo d'accordo su tutto, e quindi alla fine, guarda, ti mando l'ebook in omaggio, in attesa che ti arrivi il formato cartaceo per posta. Questo ringrazia, alla fine ha detto, ma io non ho digitato nessun PIN. Cioè, è una cosa che dici, ma poi il PIN? E poi a un certo punto mi ha confuso pure a me, dice, ma quale PIN? E come? Il PIN? No, il titolo è prego, digita il PIN, ma forse lei non ha capito, non c'è nessun PIN da digitare. Questo lato che lei, quindi è stato divertentissimo proprio da tutti i punti di vista. E poi un'altra cosa è queste ambientazioni postali, no? Io che da editore mi reco negli uffici postali, quanti uffici postali, quindi quante scene che ho visto, ecco perché vi ho detto, voi vedrete le poste con occhi diversi. Insomma, divertimento a poco. Poi, un'altra cosa, Rita ha detto che vuole probabilmente di pubblicare qualcosa, darti qualcosa, no? Spieghiamo un attimo, cosa deve fare Rita per poter ripubblicare con Marco e con Officina Editoriale? Quindi chiunque di voi. Chiunque volesse pubblicare con Officina Editoriale, cosa deve fare? Allora, bisogna fare una cosa molto semplice, bisogna prendere il manoscritto, si continua a chiamare sempre manoscritto, però vi prego, se qualcuno che poi ci ascolterà, anche perché c'è la telecamera lì di Liberi TV, non mandate pacchi, fogli, paccate di fogli oppure cose scritte a mano, eccetera, eccetera, si continuano a chiamare manoscritti, non bisogna mandare semplicemente un'email. Quello che è stato scritto si invia alla casa editrice, generalmente ci si presenta, quindi chi sono, chi non sono, tu non hai bisogno se devi ripubblicare di conoscere, ma già per fortuna si fa un cosiddetto abstract dell'opera che uno ha prodotto, quindi una sintesi, perché naturalmente, non lo so, se in questo momento cioè, tutte le case editrici hanno una linea editoriale, no? Quindi se uno mi viene a proporre oggi il manuale per l'allevamento dei lombrichi, cosa interessantissima, garantito, però in questo momento non fa parte della linea editoriale. Anche il manuale per l'allevamento dei lombrichi, no, io avrei altri tipi di allevamento, però non quella dei lombrichi non te la posso parlare con la mia collega che li pubblica tutte queste cose qua, perché lui tutti fa i tipi solo, di allevamento, solo manualistica, va bene, solo manualistica. Dall'apicoltura, l'ombrica, le lumache, tutto va bene. Quindi diciamo, per non perdere tempo, si fa una presentazione dell'opera che ha scritto, una presentazione di se stessi, si manda via mail, se l'interesse viene immediatamente catturato, allora a quel punto si presenta l'opera in sé per la prima lettura, si fa una valutazione e poi si va avanti. Poi ci sono le varie fasi, si decide se si può pubblicare tal quale, se ha bisogno di una correzione della bozza, se ha bisogno di un editing, l'editing, voglio dire, interviene sul testo in un modo un po' più profondo, e poi se bisogna fare delle vignette, la copertina, tutto quello che è necessario fino alla fase finale. Infatti ha detto vignette, in questo libro ci sono delle vignette.
Prima Marco citava Laura, prima io ho parlato di quel pannello lì e di questa copertina e di tutte le illustrazioni che si trovano all'interno del libro. Laura Fedele, che ha realizzato queste vignette, un po' ha capito quello che c'è scritto nel testo, ma soprattutto è tutto ciò che è uscito fuori dal confronto che avete avuto. Prima di tutto, com'è stato lavorare con Laura per te? Laura è salernitana, giusto? Già sentirla parlare è super inciso. Però ci siamo capiti al volo. Ah, napoletana. Ah, proprio dottore del greco qui. Ci siamo capiti al volo. Cioè, nel momento in cui lei leggeva quello, vabbè, poi la sentiremo, quindi non voglio anticipare nulla, ci siamo capiti al volo e ci siamo pure divertiti, quindi insomma, è una cosa proprio, un'empatia. Adesso... Allora sì, siamo veramente entrati nell'ultima parte, perché adesso facciamo vedere un video che ha registrato Laura Fedele per spiegare chi è e perché ha accettato di fare queste vignette. Qui c'era proprio scritto: se c'è il video si manda il video. E il video c'è. Altrimenti spieghiamo noi chi è. Però c'è il video. C'è il video, quindi se la vede lei, insomma. Buonasera a tutti, ciao Marco e ciao Rita, innanzitutto ringrazio voi per avermi invitato a presenziare, anche se in maniera virtuale, in questa serata. E mi presento, io sono Laura Fedele, dello studio design Federico Friendly, e sono l'illustratrice che si è occupata della realizzazione delle vignette umoristiche che accompagnano il libro di Rita. E che dire, questo è stato un progetto molto impegnativo da un lato, ma anche molto stimolante e molto divertente. Ci abbiamo lavorato durante il periodo del secondo lockdown, quindi un momento che è stato sicuramente provante psicologicamente, per cui i testi di Rita hanno contribuito sicuramente a rallegrare le giornate e in seconda battuta anche a fare un po' la finestra sul mondo esterno. Tutto il lavoro si è rivelato, diciamo, essere complesso e semplice in ugual misura, perché la semplicità è stata sicuramente determinata dalla bravura di Rita nella caratterizzazione dei singoli personaggi, per cui attraverso le sue descrizioni, attraverso le sue osservazioni, lei riusciva perfettamente a mettere in luce in maniera lampante le peculiarità di ognuno di questi. E, diciamo che Rita ci racconta di questo microcosmo che è il mondo delle poste, che però si rivela comunque essere molto rappresentativo di questo grande teatro a cielo aperto che poi è la vita. Quindi lei ci propone personaggi e situazioni in cui tutti noi, bene o male, ci possiamo riconoscere o che comunque tutti noi ci siamo trovati ad affrontare. E la complessità invece della realizzazione delle vignette è, diciamo, un po' intrinseca nella loro stessa struttura, perché mentre il testo, attraverso le descrizioni, attraverso lo scorrere delle parole, un po' ci aiuta e ci guida in una rappresentazione mentale, e la vignetta di contro si risolve e si conclude in una singola inquadratura, e per cui era necessario mettere in luce in un singolo momento tutte le caratteristiche che lei sapientemente, insomma, era riuscita a mettere in luce attraverso i suoi scritti. E quindi per cercare di tradurre in maniera efficace il testo, io ho realizzato delle immagini, ho deciso di giocare molto con i dettagli secondari.
per cui in realtà questi dettagli non si manifestano subito a colpo d'occhio, tuttavia sono in realtà fondamentali per tradurre in maniera efficace, per l'appunto, le sue descrizioni. E quindi in realtà io vorrei invitare anche i presenti a fare una lettura anche delle immagini oltre che del testo, proprio per cercare di scorgere tutti questi dettagli e quindi anche di fruire in maniera totale dell'esperienza che il libro di Rita ci offre. E io naturalmente io stessa mi sono riconosciuta in alcune di queste situazioni e anche in qualcuno dei personaggi, e quindi spero di essere riuscita a rendere onore, insomma, a questo straordinario lavoro che Rita ha fatto. E che dire, ringrazio nuovamente te Rita e te Marco per avermi coinvolto in questa meravigliosa esperienza, e vi saluto tutti i presenti e vi auguro una serata piacevolissima di insegna dell'ironia e del divertimento. Ciao a tutti. Era Laura. E adesso siamo nella parte in cui Rita verrà piano piano insultata sempre di più dalle persone. Lo capirete perché adesso il signor Giancarlo leggerà una delle figure che Rita ha descritto, una delle colleghe. Ho scelto il Shardi Chalati. Ecco, è già così. Alla Mesia Terme esistono le cosiddette contrade, un po' come a Siena. Certo, non si svolge il pane come nella città toscana, ma il campanilismo da contrada si avverte come nelle battute tra i nicastresi, i sambiasini e i residenti a Sant'Eufemio, i tre quartieri principali della città, ciascuno caratterizzato da usi, costumi, dialetti diversificati. Nicastresi e sambiasini sono i più agguerriti. Questi ultimi hanno una caratteristica dialettale che li contraddistingue e li rende inconfondibili, la tipica S trascinata, che trasforma il sambiasino in sciambiasino. E non si può notare, soprattutto, si può notare soprattutto quando commentano qualcosa ad alta voce con il paesano di passaggio. È uno spettacolo assistere alla conversazione del collega sambiasino con il compare della sua zona. È come se si trovassero nella piazza principale e, incontrandosi a distanza, parlassero tranquillamente del raccolto in campagna, del trattamento usato per la terra, dello stato di salute del comparuccio, mentre tutto il resto, cioè tutti i clienti che sono in attesa, in sala, non contano più nulla, sono come esclusi dalla conversazione. Anche se in realtà, poverini, pur senza poterne assaggiare neanche un goccio, stanno ascoltando e imparando tutte le più buone tecniche di produzione del vino. Ecco una tipica conversazione. Oie, ma hai alzato quello piede storto? Ehi, a chi non lo dici? Sì, è che ti ha mangiato ieri sera. Ma per dire la verità, non hai mangiato, sai? Non mi zoppa nei casi, ci sto carini a zizzo a rotto della brasa, non mi zoppa nei casi, non mi attendo dalle vammaccate e ci muoci a peraina, e mi ha insorrato una cannata e mi non dorcato, e meno male che non aveva mangiato assai. Ma i colleghi ti parlano ancora dopo questo libro, oppure ti evitano tipo, ne so, tipo il virus? C'è stato qualche piccolo risentimento, però non manifestato, perché poi lo veniamo a sapere, comunque me lo sono venuti a dire, no? Però ormai sono talmente condizionati dal fatto che li ho identificati che quello che li caratterizza diventa quasi un problema, perché sanno, dice, oddio, cioè io ho la mia Lucy Van Pelt che in questi giorni sta accanto a me e che effettivamente manifesta quello che io ho descritto, cioè parla sola, cioè è una sua caratteristica, e quindi ce l'ho sempre accanto a me, quindi ogni tanto quando la guardo sorrido, lei mi guarda come per dire sì, lo so che mi hai descritto così, quindi no, in realtà nessuno se l'è presa, devo dire, se poi se l'è presa
lo hanno pensato intimamente, ma non mi dicono niente, continuano a parlarne, non so. Meno male che tra poco vai in pensione, se no mi sa che... Ma adesso abbiamo dei video, no? Sì, gli ultimi due video durano un minuto ciascuno, anche questi sono simpatici perché c'è questo attore che simula... Racconta l'operatore postale, racconta tutte le cose che possono succedere. Molto... Che non sono vere, chiaramente. E che sono verissime. Non sono vere. Lavorare? Finito di lavorare. Signora, si fa tutto tramite. Chiedo a suo nipote il numero. No, io non posso servirla senza il numero. Stiamo chiudendo. No, signora, non è la cataratta, non ci vede bene per lo sportello. È lo sportello. Ciao Rosy, sei venuta per la pensione. Non sento. Lo so che non ci sente. C'è lo sportello. Sei venuta per la pensione! Ah, sì. Ti ho preparato la busta. Anche sono 8.000 euro. Mettili via che fuori dalle poste, ci sono un sacco di mal di menti. Infatti non va, no, ma non va perché stiamo chiudendo, Chiudiamo alle 13. Ma sono le 12? Sì, ma si porta avanti il sistema. Guarda, forse per me l'aiuterei, ma è il sistema, è colpa del sistema. Vediamo se glielo riesco a fare. No, si è bloccato il computer. Deve passare la settimana prossima, lavoriamo un giorno. Allora, le devo dare di resto 10 centesimi. Quindi non trova più la password per entrare in speed. Si ricorda per caso la password? Ma sono qua per questo. Ah, io non posso farci niente allora, Questo era il primo e il secondo è simile. Lasagna caponata, stare leggendo. Mi scusi, sa leggere? C'è scritto sportello chiuso. Non lo so, io la gente comunque fa l'educata qua. Poste? No, mi dispiace, deve venire qua allo sportello. Sì. Oh signore, io non posso aiutarla, deve chiamare il numero verde. Deve fare tutto dal telefono. Scusa, una domanda un po' discreta, ma tu che operatore telefonico sei? Ascolta, io te la dico. Potresti passare a Poste Pay, sono passata anch'io, mi trovo benissimo. Elisa, mi senti? Non prende niente. Dicevamo. Numero 54? 55? Signor 54? No, signora, mi dispiace, 54 ormai l'ho chiamato, non posso più servirla, cioè non è, deve rifare. Dimmi, hai problemi con 18A, guarda, è una cosa che devi risolvere tutto online, tramite la perché io... Signora, siamo chiusi, è ora di pranzo anche per noi, perché comunque abbiamo lavoro. Oh, domani siamo chiusi, iniziano le vacanze di Natale. È settembre. Ci portiamo avanti. Rosy, il codice PIN è 14. Una firma qui, sii attento al film. Non sono vero. Vuoi commentare? È vero? No, non è così, voglio dire, assolutamente. Cioè, ci ridiamo su, ci scherziamo, ma non è così. Sì, assolutamente. È la spiega la procedura primo delivery raccomandata. Te la vuoi chiedere, ti spiego in separata sede, però voglio dire, il tuo è un caso assolutamente eccezionale, perché noi lo sappiamo perfettamente che cos'è, giusto? Quindi non vorrei assolutamente lanciare una freccia, una lancia, un missile. La voglio proprio lanciare, non era caso la cosa. Ma sì, no, noi lo sappiamo, vieni da noi, passa da noi che te lo spieghiamo. Allora adesso tieni il microfono tu, per un po', sì. Perché prima abbiamo visto Laura, abbiamo visto il volto di Laura, adesso vediamo quello che c'è all'interno del libro e quello che ha realizzato per il libro, è un minimo di commento, giusto per capire chi sono, soprattutto i soldi. Stiamo per far vedere le vignette che sono presenti nel libro, ogni vignetta caratterizza un collega, il motivo per cui non la parlano più, e brevemente Rita ce le spiega una per una. E... Non vi dirà di chi si tratta però? No, assolutamente no, assolutamente. Era un principio assoluto questo. Allora, iniziamo con il mondo femminile, abbiamo la Chatty Girl. Vabbè, io sintetizzo, Chatty Girl. Lo sanno tutti. Quella ma magari vuoi raccontare il suo episodio? No, parla molto ed è soprattutto molto ben fissato sulle varie diete che vengono, diciamo, compensate, la dieta che le serve per dimagrire viene compensata giornalmente con l'espressione di prima mattina parlare di cucinato, ragazzi, è la cosa peggiore che ti possa capitare nella vita, quindi c'è una contemporaneità di dieta e di ricette sanizie e quindi c'è l'altra, sì. Da notare il particolare secondario di cui parlava Rita, notata la tazzina del caffè della vittima della Chatty Girl. Sì, infatti. Due scarpe di mezzo pure.
Quindi c'è questa, diciamo, ambivalenza del personaggio. Quindi non diciamo chi è se non no, ti mangia. No, per altro, ti volevo chiedere, ti parla ancora? Per un'ora te lo chiediamo, ti parla ancora? Continua a parlarmi, ma c'è sempre un tono molto piccato nei miei confronti, però io... Strano, strano. Agatha Christie. Vabbè, questo è molto particolare, perché insomma... fino a poco tempo fa lavorava con una lente di ingrandimento, quindi questa cosa forse adesso siamo riusciti a non fargliela fare più, mi pare di non vedergliela più, però lei, anche perché è talmente precisa e pignola, che con la lente di ingrandimento deve vedere anche i numeri più piccoli affinché poi eventualmente possa sviscerare talmente il problema da farne un caso di carattere nazionale, quindi... Però una volta si usava per i francobolli. Dici tu, forse c'è una situazione epocale, perché è una delle più anziane, quindi, di nome e di fatto, va bene. E ti parla ancora? Sempre la stessa no, volta. Mi parla ancora. Alcune volte è preferibile che non parli, perché è molto... Come dire? molto cosa? È un carattere molto, diciamo... Importante, energico, però è una bravissima donna, sì, da questo punto di vista. Ripeto, meno male che va in pensione. Dopo Agatha Christie arriva la meteoropatica. Qua qualcosa un po' intuire, diciamo. Dico solo che presente, ma. Ce l'abbiamo qui. Può alzare la mano? No, non voglio. Lo facciamo come gioco sul Rai 1, se qualcuno la riconosce lo può dire, diciamo, se è lei oppure no. Ogni collocazione che sia nell'ambito dell'ufficio o in un angolo oppure nell'altro, che sia di freddo o di caldo, è esattamente il contrario della situazione che vuole. Cioè, nel senso, se fa caldo lei ha freddo, se fa freddo lei è accanto, quindi c'è sempre una situazione di compatibilità del suo stato fisico rispetto a quello degli altri colleghi, e quindi questa cosa, diciamo, è motivo di, diciamo, di discussione, di contrasto. Meteoropatica, la parlo ancora? Non lo... mi parli ancora? Mi parli? Una voce? Sì. Questo però c'è a dire che è un problema comune a tutti gli uffici, a tutti gli uffici, perché anche nel mio, voglio dire, se ci sono io in ufficio ci sono i pinguini che passeggiano, se c'è un mio collega c'è un ambiente tropicale, voglio dire, si può andare in costume. Per non parlare poi dopo dei dove esce l'aria condizionata, quelle cose un po' generalizzate, che tu trovi tutti i tipi di scotch assortiti attaccati lì sopra, per quello è un motivo arriva alla prezza che la mia collega abbandoni tutto e dica adesso io me ne vado. No, infatti è bello, perché non è solo nell'ufficio postale, cioè queste situazioni avvengono quasi in tutti gli ambienti di lavoro. Andiamo alla prossima persona che non parlerà più, Rita, che è la Venere. Ma però questa forza dovrebbe parlarti, senso. Voglio dire, cioè, probabilmente l'identificazione della Venere potrebbe essere invece motivo per affinché le altre mie colleghe non mi parlano, perché dice, ma come, se lei è Venere e noi che facciamo? Siamo dei cattolici, nel senso che siamo brutte. In realtà era soltanto per identificare l'aspetto giovanile e anche nuovo che abbiamo, e per cui indubbiamente una bella ragazza. Ma la Venere è Rita o no? Non sei... No, non sono io. Tu sei troppo avanti. Tu sei quella più, no, più. No, più, ma ci sono è stata... i cuoricini, vedete. Ex Venere. Vabbè. Sì, una volta. Dicevo anche di casa. E poi abbiamo l'animalista, non ti può odiare l'animalista. No, perché anche perché effettivamente da permettere che questa animalista viva con un coniglio in casa, quindi è una... Finché non vive in posta con il coniglio. No, la cosa più carina che raccontava è che dopo che si è sposato il marito non voleva assolutamente questo coniglio con sé. Bravamente. Lei invece poi ha insistito e adesso è il coniglio che dorme con il marito e non più sì, l'animalista. Vabbè, anche l'animalista è una copia, no, infatti ricordiamo che qui ci sono due copie in vendita per chi ci vede poco. La spugnizza. La spugnizza, ma c'è la spugnizza? Non c'è la spugnizza. No,
Vabbè, è scugnizza. È dolce, perché è dolce. Allora, al riguardo, è piaciuta talmente a Marco che una volta nel dire, non so che cosa stavamo dicendo, allora Marco ha esordito dicendo: mannaggia la cotoletta e Borgia. Perché non si è capito questa cotoletta e Borgia che cosa volesse significare, ed era stato in un momento in cui si era arrabbiato con Agatha Christie. E allora si è talmente arrabbiata, anche perché spesso usa delle stranezze, delle definizioni strane, a un certo punto si è arrabbiata, mannaggia la cotoletta Borgia! Io ancora adesso non sono riuscita a capire che cosa voleva dire, se a Borgia fanno delle cotolette particolari, non lo so. Non capisco il senso, cioè questo per dire, insomma, è il soggetto comico, è assolutamente molto estemporaneo, molto così. Se qualcuno un giorno ma scusami, chi legge il libro? Ti spugno un naso, me la fai a gazzosa. Sì, me la fai a gazzosa. Ti spugno un naso, e questo ti spugno un naso molto spesso, è usato al di là dell'ufficio, chiaramente, con le persone, perché lei è molto amica di categorie, diciamo, così, con cui ci si può comunicare, per cui lei, questa espressione ti spugno un naso è una definizione molto dolce, sì, una delle poche, questa è una, proprio una più tenera, quella, diciamo, che si può dire. Dopo la spugnizza arriva la multitasking. Questa è una collega che effettivamente è una che fa di tutto, cioè è capace di sbrigare una situazione adesso, nello stesso tempo di pensare di sbrigare una situazione a casa, di cucinare, di muoversi. Di cucinare in posta. Però. No, di cucinare in posta no, però sta già elaborando, per esempio, per conto suo, chiaramente non è che parliamo di posti di cucina. No, non immagino. Quindi è una di quelle che appunto mi colpisce in maniera particolare, perché è capace di fare qualsiasi cosa nello stesso momento, e poi spesso e volentieri, dato che si rende conto che poi questo fare tante cose è, diciamo, condizione, nello stesso tempo vede negli altri colleghi, diciamo, uno stato che d'animo che è abbastanza così agitato, allora esordisce la mattina qua giù. Abbiamo i due Gucci, i Gucci la mattina significa che sono quelle per calmarci praticamente, oppure quando ci vede agitato te li sei presa due Gucci, le due Gucci per noi sarebbero quelle di proprio calmarci. Quindi abbiamo scoperto che vi drogate pure. Sì. Lucy Van Pelt. Lucy Van Pelt, non so se mi parla, mi parli? Sì, mi parla lei. Lucy Van Pelt, allora io sono molto legata a Lucia, ve lo dico in maniera anche abbastanza, non perché c'è, sono molto legata perché Lucia è un tipo abbastanza semplice, però nel vederla dà l'impressione di quelle persone che sono molto, sempre molto agitate, molto così, però poi dopo è capace. Mi trovo un po' più vicino. È capace che una qualsiasi persona viene, lei sta ore a spiegare nel dettaglio che cosa deve fare, come deve fare. Poi nel momento in cui finisce questa conversazione abbastanza forbita col cliente, con tutte le situazioni, le indicazioni eccetera, la vedi che parla sola. Sola. La mattina arriva, parla sola, parla con la sua cassetta, parla col suo diretto, parla con i suoi soldi, parla con la sua colazione che è dietro, perché la mattina, giusto pensare a dimostrare come lei è lì già al dovere, per venire all'ufficio non fa colazione la mattina, si mette in un angolo dentro e quindi parla con la sua colazione, parla da sola. E è un amore di persona da questo punto di vista. Quindi... No, ma immagino che molti sono tentati di lavorare in posta, visto tutto questo che stai descrivendo, è un mondo... Però se la vedono parlare da sola non so se vogliono poi andare al suo sportello. No, però sulla precisione è vero. Si è avuto a che fare con lei e... Ma non so se ma non è capito, infatti no, lei è precisissima, ma non fa parte neanche del mio periodo, prima lo era. Prima lo era. Chissà che fine mi faceva fare. Però lui si va aperto, cioè mi parla, è vero? Eravamo vicino al tempo fuori. E dopo Lucy Van Pelt, la ridente.
Quindi qui abbiamo sì, uno che si è rotto una gamba. Non è più con noi, era così definito. No, è in un altro ufficio. È in un altro ufficio, era ridente perché rideva sempre. Anche nelle situazioni tragiche, rideva. Quindi rideva, ma poi era una risata di molto, molto piena, no? Nel senso che anche la situazione tragica, lei rideva. Quindi qui questo si è rotto la gamba con la punta in mano e lei rideva davanti. È la classica situazione di qualcuno che cade invece di aiutarlo, se lì ridi. Infatti per questo hai detto non è più con noi, c'era motivo. E poi, iniziamo il mondo maschile invece. Il mondo maschile inizia con il The Best. Sì, anche lui non è con noi, nel senso che è un altro ufficio. Sì. È molto amante del calcio e quindi lui vive in simbiosi con un campetto di erbetta brucante per le pecore e quindi è il pallone. Gioca a palla anche in posta. Quindi il The Best per questo è quello più sportivo, il migliore. Il rassegnato. Il rassegnato. Te lo sei scordato il rassegnato. No, non è che non è neanche lui con noi. Ma mamma mia. Sono lavorato in posta che si dice distacco, è in distacco, è in un altro ufficio, va bene. Speriamo non metaforicamente parlando, un altro ufficio proprio di posi. Un fuggi, certo. No. Si è ricordato. È con noi. No, avevo un dubbio tra lui e un altro. Perché c'è la fase dell'incertezza. Sì. La fase della poca stima di se stesso. Quindi molto incerto, molto ansioso, molto particolare. Quindi sta sempre lì con la preoccupazione che quello che fa o non fa non sia stato fatto bene oppure sia oggetto di giudizio, di considerazione. Vabbè, sì. La vignetta è chiara, ha fatto male, così no, sì, mi sta guardando, ho chiuso la macchina. Il mite. Il mite che dalle vostre parti invece, e quindi lui prima portava questi capelli un po' strani, però è un bravissimo collega, ma molto rassicurante, quindi riesce a sminuire ogni tipo di problematica e di cosenza, quindi usa questo accento un po' particolare, insomma. La sasta non ci pensa. Quindi lo possono rimproverare quanto vogliono. Ma anche nei miei confronti che mi agitavo sempre, ma la sasta. Serve una figura così, però, in un ambiente. Sì. Il mentale. Sì, il mentale è anche lui da altrove. Di che freddo. Anche perché la mia. Anche perché. Quindi qui abbiamo uno che è appena caduto e lui dice cadere non è un fallimento, il fallimento è rimanere. Sentenzia quando parla, sì. E immagino che è contento chi riceve la sentenza. Certo. Felice, quindi lui era il mentale, poi abbiamo il giullare, è facile. Il giullare che ricomodo. Non è con ricomodo. Noi, nel senso che ormai è andato via, scusate, io non sono scoccio. Questo è il motivo per il quale insomma io non ti devi abituare perché ora tra qualche mese fare solo questo. Sì, ci ha fatto divertire tanto, è uno dei colleghi con cui non c'è più manco lui, ma non c'è in pensione, quindi non potevamo starci accanto perché era un ridere continuo, quindi era veramente un divertimento costante. E in genere facevamo coppia io e lui, quindi sì, dal punto di vista diciamo lavorativo e rispetto alle situazioni. Non è che c'è bisogno che mi rispetto alle situazioni simpatiche, diciamo, ecco. Quindi facevamo il Gianni e Pinotto della situazione. Quindi ti manca. Sì. Il tosto. È un po', anche lui è in un altro ufficio. Mamma mia ragazzi. Non c'è più nessuno tra l'ufficio posto. Questo è il motivo per il quale veramente non mi parleranno più, perché parlo di loro come se fossero dall'altro lato. Sì, è uno molto. Ha un carattere abbastanza forte, quindi riesce a. Adesso ha una fase un po' più pacata, mentre prima era la tipica situazione in cui
dovevamo più o meno tenerlo uno dalla parte all'altra, però sì. Però e qui è la bellezza delle vignette, sullo sfondo c'è un quadro, sì. L'amore di papà, perché certo, mi ricordo che lui è così fa... duro con tutti, e però poi si parla della figlia. La figlia è assolutamente morbido, ma lo è, poi è un tenerone. Poi abbiamo il Catarella. Ma questo è l'amore del nostro ufficio, per noi è il simbolo, perché il più grande lavoratore e il più grande ragazzo sensibile a cui noi vogliamo totalmente bene, ed è sotto la nostra alla protettiva, e ha questo modo un po' confuso di fare le cose, eccetera, per cui nei momenti in cui ti trovi ferma in un posto, se passa il Catarella non sai se dove ti ritrovi, perché insomma lui è abbastanza distratto, però diciamo e c'è ancora è sempre presente, presente. No, non è qui. Non è presente. Ok, no, lo conosciamo anche noi qualche Catarella, qualcuno di noi che quando passa si trascina tutti. Il misurato, mi sa che sono quasi per finire anche i maschi, il misurato. Sì, il misurato è un altro personaggio abbastanza... che praticamente proprio oggi ci ha lasciato. Però così... Ma si pensa che finalmente a questo video lo hanno mandato in un altro modo. Lo hanno mandato dove lo dovevano mandare. Ovvero? In un altro paese, non che l'hanno mandato a quel paese, nel senso che è andato in un altro paese perché si è avvicinato, insomma, ha aumentato di grado, insomma, un ragazzo preparato, quindi proprio oggi è andato, ed è sempre molto compassato, quindi anche dal punto di vista estetico, il capello, spesso e volentieri gli dico scusa, ma ti posso scompigliare i capelli? No! Mi fa più, perché il capello così è sempre molto... E quindi non c'è più neanche lui. Il Lord Forum. Il Lord Forum è un laureato delle giurisprudenze, e quindi anche lui era uno di quelli che proprio era. Perché non è nel nostro ufficio, questa è la cosa che mi... Allora, questa te la dice lunga sul fatto che molto spesso noi vediamo un sacco di colleghi che vengono e passano, quindi colleghi che vengono e poi passano sono delle meteore. Poi non li vediamo più molto spesso, quindi sono delle cose che un ricordo così, quindi, e questa non è una cosa tanto positiva, devo dire. Quindi decide lui, i cialatti, il collega. Appena, però facciamo leggere magari la. Quello che aveva letto Giancarlo, quindi è questa, dietro abbiamo una col vocabolario italiano sabbiasino, perché la cosa bella di Laura sono i dettagli, perché è bella la vignetta, ma poi i dettagli sono ancora più belli. E sono finiti i colleghi e iniziano soltanto alcune brevi vignette su alcune parti della posta. Questo è il box. Cos'è il box? Perché c'è una che esce e quello sembra abbia l'aria di uno che puzza. Perché... Dato per continuare quella che era il filone del cera, è andato. Qualcuno ha definito anche l'oculo, quindi voglio dire. Però in realtà il box è un. È la stanza riservata agli specialisti, quindi coloro che hanno bisogno di informazioni ben più precise, riservata agli specialisti. E in effetti comunque è una struttura di nemmeno un metro quadro, penso io, quindi molto molto stretta. E quindi sono lì. Senza finestre. O se c'è una finestra è dall'altra parte, e quindi c'è la collega che sta nel box che riceve direttamente sul collo qui l'aria. E anche lei potrebbe essere, diciamo, considerata tra la categoria della meteoropata. Molto rassicurante. Il capo, vabbè. Ognuno ha il capo che si merita. La licenza prima del. Vabbè. Il subordinato al capo invece. Sono le casistiche, però. Questa parte è proprio velocissima perché si vuole tenere stretta gli ultimi mesi di lavoro. È il capo dei capi, qui alla Fantozzi, cioè non ne parliamo, però è quello che rinchiude nell'acquario i dipendenti. Cos'altro? Credo di no. L'hot corner, e come no? Si chiude con l'hot corner, l'angolo caldo, quindi dove succede qui abbiamo.
questo signore che deve spedire, no, ha ricevuto un pacco da cui fuoriesce una bambola. E quindi Rita, che quella sarà sicuramente Rita, ha posso capito tutto. Posso assicurare che quello è il minimo che gli esce uscire dalla scatola. Quindi cosa è uscito? No, fate attenzione quando ordinate storia, queste cose. Storia, che c'è Rita, che quelle come Rita quando gli arrivano queste cose guardano tutto. Quindi sì, certo. Fate attenzione, sono per scopi scientifici, sa. Però io ti dico una cosa, per me bisogna essere un po' pazzo per scrivere questo libro, no? O no? Allora, un libro del genere, insomma. Voglio racchiudere questa cosa, sembra un po' un discorso così. Il motto che ho scritto a qualcuno sul libro, dico, il lavoro non è divertimento, lo sappiamo. Il lavoro non è, molto spesso è pesante. Il lavoro è anche una situazione in cui tu devi andare nonostante ci siano delle situazioni familiari, personali, delle questioni pesanti da affrontare, no? Quindi quando vai al lavoro ti devi sbarazzare completamente da tutte le situazioni per assumere, diciamo, un aspetto che sia congeniale, eticamente corretto, professionale. Però se noi non ci mettiamo una nota di divertimento, comunque non cogliamo l'aspetto ironico del lavoro in cui ci siamo la maggior parte del nostro tempo, sarebbe quasi invivibile, ma non invivibile per il lavoro in sé, proprio per la pesantezza delle situazioni o comunque per il fatto che non siamo liberi di manifestare, diciamo, un comportamento che sia consono alla nostra personalità, al nostro carattere. Quindi, se il lavoro non è divertimento, almeno lavoriamo divertendoci. Ultime due domande, questa qua a Antonio interessa molto a noi. Ci interessa? Sì, a questa domanda. Sì. A me interessa. Però quella vignetta che non hai messo, mettila. A me? Oh, me certo. No. Devi. Mettiamo la vignetta. Allora, c'è una vignetta che mancava. Ah, è vero, ve la faccio vedere, ve la facciamo vedere un attimo. La vignetta, sì. Perché dovete sapere che in quest'anno Rita ha guadagnato così tante migliaia di euro, sì, dalla vendita di questo libro, che dobbiamo capire un attimo. Associazione Culturale Open Space, siamo noi, diciamo, questi 1, 2, 3 e le due ragazze, in più altri ragazzi che ci stanno aiutando e dando una mano, c'è Giovanna, c'è Danilo, e dunque, questo libro ha un legame un po' con questa associazione. Adesso Rita ce lo spiegherà e ve lo spiegherà, però io volevo sapere un attimo che cosa hai fatto con queste migliaia di euro. Sì, perché Rita ha guadagnato migliaia di euro, ma è giusto che voi lo sappiate perché siete le amiche. Migliaia di euro con il libro. In realtà siamo partiti poi con Marco in Svizzera e abbiamo aperto un conto lì. Lo sapevano tutti, noi stiamo facendo domande. Liechtenstein. Abbiamo aperto lì un conto e quindi non lo sa nemmeno Riccardo, quindi di conseguenza abbiamo aperto solo io e lui e quindi poi non sappiamo ancora come utilizzare, diciamo, questi soldi. Col PIN, chiaramente. Chiedono se in banca no, non è una posta, è la banca. Però questa domanda te l'abbiamo fatta perché così tu ci dici questi soldi nella realtà, certo. Dove sono? Dove sono? Li hai donati? No, certo. Non mi abbiderò mai. Il libro è stato fatto proprio in funzione di questa cosa, perché parte dei guadagni sono andati all'associazione, quindi era una cosa che io volevo fare e ho fatto, insomma. Tante volte perché... L'ultima domanda invece interessa a Marco. Antonio ovviamente, ma l'ultima interessa a Marco. No, nel senso, Antonio, devi fare a Marco la domanda. Vabbè, ci vuole, può andare via, tanto per me la cosa è del generale. E ancora non ha bevuto, ancora è tutto, ancora è tutto qui. No, allora, prima hai detto che vuoi pubblicare qualcosa, ma è sullo stesso argomento, per caso. No, nel senso, no. Quindi non pubblicherai sullo stesso argomento? Argomento posta e chiuso, anche perché, insomma, sarebbe inflazionato, ci sarebbero tante cose da raccontare, però adesso
c'è un'altra cosa che non piace ai miei figli, vi faccio questa questa Giovanna, vieni qui, non piace ai miei figli, no. E quindi io provo la indovino con una, come? È un romanzo rosa stile Sverba Casati Modigna. No, non è un romanzo rosa. Comunque la domanda era se scriverai un altro libro, ecco perché è interessato Marco, sì. Perché mo vorresti pubblicare un libro e non lo vuoi fare con Marco. Non ho un altro libro. Però c'è il programma e sì. Quindi ovviamente ho Marco. Ho già iniziato, sì. Va bene, vuoi dire un'ultima cosa perché abbiamo finito le domande? Noi senza sì. Scaletta non sappiamo io che dire. Io voglio ringraziarvi veramente tutti. Il libro è stato pubblicizzato, Mario. Perché l'ho chiamato Mario? Eppure non conosco un altro editore che sia Mario. Sicuro, Marco è stato bravissimo da questo punto di vista, perché io sempre molto timorosa, molto perché non così non sono capace. Quindi, anche perché l'intento non era quello di guadagnare, quindi non era. Quindi vi ringrazio, soprattutto ringrazio i miei colleghi. Ex colleghi. No, ancora non lo sono. E... anche quelli morti. Allora, perché fondamentalmente sì, è vero, il pubblico, l'utenza è stata quella che mi ha ispirato molto, però quello che mi ha ispirato molto, al di là di quelle che sono le situazioni che si possono verificare in qualsiasi ufficio, insomma, incomprensioni, in situazioni così, la mia ispirazione in questi anni di vita e soprattutto di situazioni sono stati i miei colleghi, e quindi io di questo ne sono assolutamente grato, perché ognuno di loro mi ha dato qualcosa, hanno contribuito alla mia formazione emotiva e anche sentimentale nei confronti di tutti, e li ringrazio pubblicamente. E quindi mentre Rita la lasciamo ora a piangere un attimo, che ci sta in questi casi, se non piangi un po' ancora piangerò. La serata si conclude adesso nel bar per chi vuole, perché questi cocktail qualcuno se li deve bere, e quindi andiamo tutti chi vuole, tanto se trovate chiuso non potete uscire se prima non consumate i cocktail. Noi ringraziamo Giada Giura e Mario Marchese per essere stati. Grazie a voi. Allora, vi ringraziamo subito andiamo di là. Vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo appuntamento.